Dicevamo così, sono i cazzo e caro, com'è che ti chiami? Matteo. Ecco, Matteo. Gabbianelli, allora illustraci un po' il percorso, ormai da 2005 che voi siete sulle scene, tu sei romano, ma venite da Castelli, no? Quindi da tanto che In suonate. realtà anche da prima, io dico convenzionalmente dal 2005, però in realtà questo nome me lo porto dal 2000, quindi cioè come prima si chiamava DJ Cazzo. Cioè il format, diciamo, è nato Il prima, sei proprio progetto. convinto tu di questa. Sì, Bene. quindi sono 12 anni più o meno, però vabbè, il gruppo che si può chiamare tale, sì, diciamo che dal 2005 c'è. Sì. Allora, c'è chi vi accusa, ho letto qua e là, della Addirittura c'è chi ci volgarità. accusa. Sì, diciamo sì, ecco, diciamo che volgari. Però tu molto aulicamente dici che rendendo inglese l'improperio, appunto, cazzo, è come se lo decontestualizzassi, ecco, da quello che poi è la volgarità. Insomma, mi ha Guarda. attratto questo discorso pseudofilosofico qui. Quindi, se me lo dici in parole tue, sono contenta. Allora, ti dico, per noi alla fine un nome vale l'altro, cioè nel senso non, il nostro progetto non si esaurisce sulla parola cazzo, nel senso che Lo spero bene. neanche ci penso poi più di tanto a questa cosa. Però sì, è un modo, è volutamente stata scelta questa parola perché comunque ha un valore, come dici te, non, più che decontestualizzante è sdoganante, ok? Cioè, è come quando non so, Cioè, tu in un mondo ideale vorresti che tutti quanti considerassero normale dire cazzo a destra e a è una sinistra, anche i parola, non luoghi fa di niente, non fa lavoro. male a Cioè, nessuno. direttore, cazzo, lei Ma adesso se mi ha stai detto così. ad E esempio in America usano normalmente shit, fuck, tu e sei ben nessuno si. contento, No, ok. ma è una parola, insomma, alla fine, che Nota la sia. mia faccia grave mentre penso Sì, a però codesti tuoi ripeto, pensieri. per noi, per me ci saremmo potuti anche chiamare Clip, per me andava bene lo stesso. Ok, un nome vale È uscito l'altro. fuori quello, ma, come posso dire, è uscito fuori in maniera spontanea, è rimasto lì negli anni e alla fine quello era il nome, insomma. Se fosse uscita una bestemmia, diciamo. No, perché poi sei direttamente avvicinato ai Profilax, alla musica demenziale che io odio e aborro. Se voi non siete demenziali, anzi, No. la cosa che mi è piaciuta, perché adesso racconto il mio simpatico aneddoto personale che mi riguarda, è che dal primo momento in cui vi ho visto ho iniziato a saltare e a cantarvi, perché siete molto catartici, molto liberatori. No? A chi è che non va di gridare finalmente mi sono rotto il cazzo di questa società? Perché poi tu sei nato triste, no? Ma E dai, dillo, sei triste. L'hai detto già, lo so che sei triste, però con l'ironia, dai, dillo meglio. no, il discorso è le nostre canzoni sono gioiose per quanto riguarda la musica, no? E per il testo sono, per quanto riguarda la parte testuale sono. Io parlo allo specchio quando scrivo quelle canzoni, insomma, e cerco di esorcizzare tutta la negatività e il malessere che uno si porta dentro. Non è che io come persona sono fatto solo in quel modo, però quando devo scrivere canzoni mi piace un linguaggio violento, aggressivo o comunque disfattista, ci scherzo pure sopra, insomma, tutto quello che scrivo è poi quello che non faccio nella vita, se no mi sarei già ammazzato, insomma. Si potrebbe dire che la tristezza è un po' il motore della tua ironia, perché se non c'è il malcontento all'origine, tu non potresti essere rivoluzionario attraverso la musica poi, o no? Ma guarda, io non mi voglio arrogare il diritto o comunque a surgere a rivoluzionario o ai dolori del giovane Werther, cioè io credo di avere un lato triste come tutti noi, poi però ci ho anche spiccatamente sviluppato il settore artistico e quindi utilizzo quella parte di me nella musica, insomma, però io credo un po' per tutti gli artisti musicisti. È sempre un contorcimento interiore che ti fa scrivere le canzoni, no? Certo. Cioè, se stai bene non pensi a scrivere No, canzoni. quando sei triste dai il meglio di te. Questo lo scrivo sempre in cameretta quando ero tredicenne, no? Sul muro. Ah, sì? Sì.
prendi tutto molto sul serio quel che io dico. Permettete un secondo, giusto? Anche tu. C'era uno dei massimi cantanti italiani a cui facevano questa domanda, Luigi Tenco, dice perché scrivi cose così tristi? Perché quando sono felice esco. Sì, infatti l'ho mezzo citato, ma sapevo questa cosa. Tra l'altro... Però sì. Ti voglio dire, scusami, di questa cosa, siccome appunto una persona ha tante sfaccettature, no? Quindi se la parte letterale delle nostre canzoni, che poi è quella cerebrale o comunque razionale, è velata da più che una tristezza, è un realismo, cinismo, lucidità estrema, la musica invece è un'esplosione di gioia. Al contrario del testo. La vostra musica è fantastica e su questo non ci piove. Aggiunge, secondo me, all'animo, alla persona, in un impatto travolgente, emotivo, che però poi alla fine tu me la stai spiegando, stai facendo il commento e cerco di scomporla e decifrarla, però è il miracolo, secondo me, di quando una cosa trova il giusto mix, la miscela giusta per coinvolgerti. Cioè, secondo me c'è un'unione musicale e di testo azzeccata. Adesso non vorrei sdilinguirmi, diciamo, in lodi sperticate, non è che voglio dire fate un genere no, alto, però è figa, è buona musica. Io ti ringrazio, sono contento che la nostra musica abbia toccato la tua sensibilità, nel senso che io sono sempre più cosciente dell'inesistenza del bello o del brutto, no? Io capisco che nonostante io per me sono il più figo del mondo, naturalmente, no? Cioè io non posso non pensare di essere il migliore. No, ma per giustamente me, lo condivido, devi crederci. Ma per me accetto assolutamente che ognuno di noi si senta il migliore. A volte si rasenta la stupidità, non so se hai fatto caso, c'è chi si sente il migliore, poi in effetti da fuori, mancando di quel senso critico di uscire da se stessi, hai visto, no? Che è una capacità, secondo me, degli intelligenti, uscire da se stessi per vedere se stanno dosando bene. E, diciamo, l'autostima e l'intelligenza e tutto quanto, perché a volte da fuori, ma io ti dico, secondo ci percepiscono me... differentemente da come ci noi percepiamo. Ma guarda, io ti dico, secondo me, dato che proprio non c'è un metodo di giudizio assoluto, non c'è una regola, quello che per te è arte per me è merda e viceversa. Sono d'accordo. E tutti e due abbiamo ragione, ma questo vale per Michelangelo pure, cioè vale per le grandi opere. Sì, vabbè, io mi riferivo al fatto che tu ti senti il più figo del mondo, pure io e tutti, ed è giusto così, no? È giusto così, ma quando tu dici uscire da se stessi per vedere se quella è la direzione giusta, io direi più vedere se quello che fai ti sta addosso, cioè è proprio quello che ti senti di portare avanti fino in fondo. Quindi che sia coerente e aderente a te. Che il tuo corpo non lo rigetti, cioè il tuo corpo deve accettare quello che stai facendo. E poi del resto chi se ne importa? Sì. Per forza. La sposo in pieno questa...